Leonardo. Il nome Leonardo è un po' come un fuoco d'artificio che esplode. È un gioco di luci, di composizioni e scomposizioni. Leonardo è quello che potremmo veramente dire il genio universale. Non c'è ambito del sapere, non c'è ambito in cui lui, in quel periodo così ricco di curiosità, di passione, di scoperte, di ricerche, non abbia toccato con quella mano geniale e non sia riuscito a far emergere nei diversi ambiti qualcosa di nuovo, un vagito intenso, forte, che esplode nel suo tempo. Questo Leonardo che dalla biologia, dalla scienza ottica, da quel famoso gioco di vivisezione in cui riesce a trascrivere con una perfezione che ancora oggi lascia senza fiato il corpo umano nella sua interiorità, dalle macchine da guerra che hanno anticipato quello che poi sarà, in me, quegli strumenti distruttivi, ma di cui lui si pente però a un certo punto della sua vita. E poi, dico solo questo, immaginate che Leonardo, dopo Milano, alla fine delle prime del Cinquecento, alla fine del Quattrocento, se ne va a Venezia e così. Gli viene chiesto di risolvere un problema perché i Veneti, che erano potentissimi sul mare, avevano avuto la sconfitta dei Saraceni, gli dice: come riusciamo a indebolire questa grande struttura navale? E lui inventò così, una notte, forse Venezia, il gioco delle onde, il profumo del mare, il sommergibile. E poi dice: ma sì, facciamo qualcosa in più. Il palombaro. Ma come respira il palombaro? E beh, riuscì anche a trovare il modo, quasi tipo le bombole. Ebbene, questo è Leonardo scienziato, è Leonardo che molti hanno rappresentato in questi ultimi decenni. Ma attenti, c'è un altro Leonardo più affascinante, coinvolgente, è Leonardo che cresce, si forma in quella Firenze dominata dall'esoterismo, dall'ermetismo, dal gnosticismo, termini che servono a dire quelle cose più riservate, segrete, la magia, l'alchimia, la mistica. Questo è Leonardo che molti non conoscono, ma noi dobbiamo assumere Leonardo nella sua interezza se vogliamo cogliere il significato profondo, quasi da libellula, da vibrazione di ali sottili e leggere che avvolge alcune opere di Leonardo. Pensiamo all'Ultima Cena. Ah certo, meravigliosa, Gesù, gli apostoli, questa bellissima raffigurazione dinamica dove ogni apostolo, quando Gesù dirà che qualcuno mi tradirà, ha un'espressione emotiva diversa. Bene, e di fronte a questa opera si rimane... Oh, eppure, questa è la facciata. Per comprendere l'Ultima Cena, bisogna leggere attentamente quello che Leonardo voleva comunicare, quello a cui Leonardo si ispira. Guardate, l'Ultima Cena è la trasposizione di un grande mistico e apocalittico, Gioacchino da Fiore, che Leonardo conosce, ne rimane coinvolto nella sua dimensione anche religiosa e traduce tutto questo in questo tipo di opera. I cassoni sopra che si vedono sono stati sviluppati e sono 72 nella realizzazione. Gioacchino da Fiore parla della rigenerazione del cristianesimo, del cattolicesimo decadente che avverrà nelle 72 settimane. È l'epoca dello Spirito Santo. Tutto il gioco dei pani, 12 più 5, che si trovano in quella tavola, la composizione stessa dei apostoli. Nessuno ha mai notato che a destra di Gesù, Pietro tiene un coltello nei riguardi di Giovanni. E perché ancora una volta è Gioacchino da Fiore, le chiese pietrine contro le chiese giovannine. Solo così potete cogliere la bellezza e il pensiero profondo che Leonardo traduce in quell'opera da mozzafiato.